Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta coppa del nonno. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa più il tempo di raffreddamento. Gli ingredienti sono biscotti secchi al cacao, caffè freddo, mascarpone, zucchero, burro fuso e panna fresca. I quantitativi degli ingredienti li troverete sul nostro blog all'indirizzo videoricettebimbi.blogspot.it. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo a preparare la base con i biscotti. Versiamo i biscotti all'interno del boccale. E andiamo a tritarli per 10 secondi a velocità 10. Adesso andiamo ad aggiungere il burro fuso. E andiamo a mantecare per 30 secondi a velocità 10. La nostra base per il biscotto è pronta. Adesso andremo a rivestire con carta da forno una teglia con chiusura a cerniera e andremo a rivestire anche i bordi. Possono essere rivestiti sia con carta da forno e noi li abbiamo rivestiti con un foglio di acetato per alimenti. Dopo aver riempito il nostro stampo a cerniera, andiamo a posizionarlo in frigorifero e andiamo a preparare la farcia. Andiamo a mettere nel boccale lo zucchero e andiamo a polverizzarlo per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo e adesso andiamo ad aggiungere la farfalla. Aggiungiamo la panna. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e andiamo a montarla per 2 minuti a velocità 3,5. Adesso andremo ad aggiungere il caffè a filo e faremo dal bordo del coperchio e faremo amalgamare per 30 secondi a velocità 3. Adesso sempre con le lame in movimento, con la farfalla in movimento, andremo ad aggiungere il mascarpone sempre dal foro del coperchio per 1 minuto a velocità 3.
La nostra crema è pronta. Andiamo a posizionarla all'interno del nostro stampo. Dopo aver trasferito il composto all'interno dello stampo a cerniera, andiamo a riporre in freezer per almeno 4 ore. Trascorso il tempo di raffreddamento, la nostra torta è quasi pronta, andiamo a decorarla con il cacao in polvere. Torta coppa del nonno. Grazie e alla prossima ricetta!